La regione di Sinnoh è forse la più misteriosa e per certi versi la più lugubre che esista nel mondo Pokémon. Le leggende che circolano sulla sua nascita e i miti, molti dei quali riportati alla biblioteca di Canalipoli, contribuiscono a gettare ombre su molti Pokémon, già di loro particolarmente inquietanti. La quarta generazione è anche la generazione che più si avvicina ad uno dei temi più oscuri e macabri della storia dell'umanità, le religioni. Da sempre salvezza per molti uomini, ma sofferenza e morte per molti altri. Uno dei tanti casi è quello di Spiritomb, Pokémon di tipo spettro buio, tanto per cambiare. Più in particolare, Spiritomb è ispirato alla tradizione buddista e alle sue tentazioni, 108 esattamente. Stesso numero delle anime di cui è composto questo Pokémon, il quale è stato intrappolato nella roccia anima in modo tale che non possa più molestare l'umanità con i suoi atteggiamenti. Questo metaforicamente rappresenta il tentativo dell'uomo di fuggire dalle tentazioni, che teologicamente sono sempre contrapposte al raggiungimento del paradiso, nel caso buddista del Nirvana. E chi non è l'antitesi di Dio, se non Satana? Sembrerebbe dunque che Spiritomb sia legato in un qualche modo al demonio, un essere che ritroveremo più avanti nella nostra classifica. Il nome di questo Pokémon non lascia possibilità di interpretazione. Froslass, ragazza del gelo, una ragazza tanto bella quanto raccapricciante. C'è chi crede che questo essere fosse in precedenza una giovane donna, dispersasi tra le montagne e morta a causa dell'assideramento, della quale è rimasto il candido vestito e lo spirito che aleggia nel suo corpo vuoto. Il comportamento di questo spettro, però, è ciò che gli vale la sua posizione in classifica. Difatti, Froslass congela le sue prede con il solito glaciale, per poi esporle come se fossero animali imbalsamati nella sua tana, rendendo Pokémon e uomini dei semplici oggetti decorativi. Al di là del Pokémon, le leggende riguardanti lo spirito al cuore ispirato, la Yuki-onna, parlano di atti vampireschi, quali la sottrazione di sangue e di energia vitale. Si dice anche che questo essere sia pronto ad uccidere nel sonno, entrando nelle abitazioni. Se per molte creature questo comportamento pare avere una spiegazione razionale, pare che la Yuki-onna, nella tradizione giapponese, non possieda una motivazione particolare che la induce all'omicidio, se non la crudeltà. Con Drifloon torniamo ad un tema già toccato in precedenza, i bambini. Questo Pokémon, detto anche guida degli spiriti vaganti, pare essere formato dalle anime di umani e Pokémon. Il suo aspetto non indurrebbe a pensare di lui qualcosa di negativo, in quanto si tratta all'apparenza di un banale palloncino, che però nasconde ben altro. Spesso, bambini che ne possiedono uno svaniscono nel nulla, senza essere mai più ritrovati. Questo perché Drifloon, sfruttando la sua superficiale innocuità, si alza in volo, portando il bambino che a lui è rimasto attaccato verso l'aldilà, in parole povere, verso la morte. Alcuni pensano che le anime di cui questo Pokémon è formato siano quelle delle sue vittime, altri sostengono che si tratti di parenti ormai defunti, desiderosi di riabbracciare i propri figli. Qualunque sia la natura di questo Pokémon, la sua fama di traghettatore tra la vita e la morte e la sua vicinanza al mondo dei bambini porta Drifloon ad essere uno dei Pokémon più lugubri e controversi mai ideati. Il signore del sonno, la sua fama lo precede. Dalle sue prime apparizioni è considerato uno dei Pokémon più spaventosi mai creati. Stiamo parlando ovviamente di Darkrai. Su questo Pokémon esistono voci contrastanti. C'è chi dice che provochi incubi per difendere se stesso ed il suo territorio, chi invece sostiene che nelle notti di luna nuova terrorizzi gli abitanti delle città con macabre visioni notturne. Ma verosimilmente
sono vere entrambe le dicerie. Su una cosa però si è certi: dai suoi incubi non si scappa. Difatti è in grado di creare sogni eterni dai quali è impossibile fuggire se non attraverso un'ala lunare prendibile dalla sua controparte, Cresselia. Qualunque sia la verità dietro all'atteggiamento di questo Pokémon, il suo aspetto e la sua abilità particolare hanno reso Darkrai, nell'ottica comune, un Pokémon dal quale è meglio tenersi alla larga. Satana, fatto a Pokémon. Nella regione dove la religione è presente in maniera particolare, non poteva mancare di certo un Pokémon simile. Antitesi di Arceus, il dio dei Pokémon, Giratina è uno dei Pokémon più aggressivi di sempre, tanto da essere relegato in una dimensione priva di tempo e spazio, il mondo distorto. Si dice che riesca ad osservare il nostro mondo attraverso specchi e pozze d'acqua, in quanto questi contengono in un qualche modo l'essenza stessa del mondo distorto. Da questi è anche in grado di accedere alle dimensioni terrene, nonostante sia stato visto anche in vecchi cimiteri e nel gioco stesso sulla vetta Lancia, dove ha risucchiato all'interno della sua dimensione il capo del Team Galassia, del quale non si è più saputo nulla. Su Giratina esistono anche vari miti, così come leggende metropolitane che sostengono il suo essere un messaggio subliminale, in quanto in questo Pokémon ricorre spesso il numero 6, da sempre associato a Satana. Inoltre, ha dei riferimenti al dualismo dell'universo che il mondo distorto conferma. Insomma, un Pokémon inquietante in ogni suo aspetto e che senza ombra di dubbio merita di vincere questa classifica.